Posso parlare delle proposte per il passato che datano ormai a oltre 40 anni fa, di quando io cominciai la mia carriera universitaria. I problemi del Loreto sono rimasti praticamente uguali, a parte l'enorme avanzata dell'abusivismo e il fatto che le acque che si riversano nel Loreto sono diventate sempre più pericolose. Questo relativamente però alle acque provenienti dalla città. Quelle che provengono da Monreale sono in parte trattate e quindi sono meno pericolose. Il problema del Loreto è complesso perché a parte tutto le acque che riempiono soprattutto l'alveo, in buona parte in questi anni, sono acque di provenienza fognaria ed è giusto possibilmente deviarle, ma se si deviano queste acque, va bene, il fiume resta asciutto. Il fiume Loreto ha un comportamento totalmente diverso da quello che riportate in letteratura, cioè il fiume Loreto è inquinatissimo d'inverno ed è invece molto più pulito d'estate nel tratto che va da Monreale fino all'ingresso in città. Questo perché l'acqua del Loreto è soprattutto l'acqua che sorge dalla falda subalveale, cioè significa l'acqua che viene utilizzata nell'agricoltura, quella che proviene dalle fogne, passa attraverso la vegetazione depura, perché la vegetazione depura mentre i depuratori non depurano, mineralizzano, è un'altra cosa, depura effettivamente l'acqua poi ridiscende appunto sotto l'alveo, sotto il corso del Loreto e riaffiora in superficie. E l'acqua che arriva poi alla parte terminale è acqua praticamente depurata dalla vegetazione. Quello che ci insegna Loreto è che è la vegetazione che depura le acque, non sono i depuratori. Quelli non depurano un bel niente, però questo è difficile farlo capire alla pubblica opinione che è drogata dal nome depuratore, che rassomiglia molto a quello alla purificazione di una comunione o di un battesimo, va bene, che cancella i nostri peccati, ma i depuratori non cancellano i peccati delle acque, semplicemente rendono l'acqua limpida, poi il resto rimane. Quelle che invece depurano veramente sono gli alberi e le piante erbacee, quindi quello che si dovrebbe fare sul Loreto è realizzare il parco in cui la parte verde abbia una funzione e una proporzione determinante e andarci molto di meno con la tecnica che non risolve i problemi ma semmai li crea.